più del ruggito del leone della MGM? O della fanfara della 20th Century Fox? Il vero suono simbolo, iconico del mondo del cinema è questo. L'avete riconosciuto? Se uno provasse a trascriverlo, verrebbe fuori più o meno ciacche, almeno in gergo toscano del XVII secolo. Già, perché la voce imitativa del suono che si fa schiacciando o battendo qualcosa, ciacche, appunto, è già presente fin dal 1861 nel prestigioso dizionario della lingua italiana Tommaseo Bellini, prima della nascita del cinema. Ma è poi nel mitico dizionario poliglotta della cinematografia di Ernesto Cauda del 1936 che conquista la K descriverne la secchezza del suono. Eh sì, cari miei esterofili, chuck è un sostantivo italiano che non c'entra nulla con l'inglese. Inglesi e americani chiamano clapper bird la piccola lavagnetta con l'assicella a righe che si utilizza nel cinema. Ufficialmente la clapper bird è stata inventata nel 1930 in Australia da Frank Fring Sr. agli FT Studios di Melbourne, ovviamente appena dopo l'invenzione del cinema sonoro. Sì, perché il chuck è l'evoluzione delle lavagnette che si utilizzavano già nel muto per etichettare le sequenze, a cui è stata aggiunta una assicella a righe, la claquette, per il suono. In ambito cinematografico, suono e immagine sono registrati da due dispositivi differenti e da sempre uno dei problemi principali è riuscire poi a sincronizzare immagini e suono, scena e colonna, in fase di montaggio. E il chuck serve proprio a questo, anche se non è più l'unico sistema. I dati scritti sul chuck, scena, inquadratura, take, eccetera, servono al montatore per identificare subito il girato. Il suono secco che l'assicella fa nel chiudersi e il fotogramma in cui essa stessa si chiude serve per la sincronizzazione. Storicamente i chuck erano di due tipi, americano ed europeo, o meglio, italiano. Dico erano perché il chuck italiano, quello con l'assicella di sotto, veniva fabbricato dai macchinisti, in compensato, ogni volta nuovo. Ora invece, un po' come per le torte, l'industrializzazione ha abbattuto i costi e distrutto la creatività. E sui set italiani si trovano solo chuck americani fabbricati in Cina. Nonna! Nonna, hai fatto la torta? No, tesoro, è del supermercato.